Buongiorno, mi chiamo Roberta Scarzalli e sono insegnante presso la Scuola Boccaccio di Firenze in terza A. Questo è praticamente il libro che abbiamo pubblicato, si chiama Le fiabe antivirus e adesso vi leggerò una fiaba che abbiamo inventato insieme ai bambini durante la didattica a distanza. L'incredibile storia di Giorgio, il piano del coronavirus, l'attacco invasivo e la sconfitta finale. Gli autori sono Paolo, Giacomo, Paolo, Tommaso, Carlotta e Agata. C'era una volta, tanto tempo fa, un metaforico mostro a tre teste con dei fulmini intorno, che sputava fuoco, lava e un gas tossico, con le braccia lunghe 1 millimetro simili a quelle di un ragno minuscolo. Si chiamava coronavirus, detto anche pestifero. Lui viveva in una caverna mostruosa ai margini di una palude spettrale, circondato da suoi schiavi zombie giganteschi e da tanti lupi mannari molto feroci. Quel posto era pieno di ragni velenosissimi, tarantole, pipistrelli, ragnatele fortissime, e davanti alla caverna stava sempre il fratello del mostro che si chiamava Covid-19 e aveva quattro piedi, quattro mani e in mano teneva una spada di fuoco, una mazza, una clava e uno scettro magico. In questo modo la caverna era protetta e nessun intruso poteva avvicinarsi. Coronavirus passava tutti i giorni nella caverna e si annoiava tanto, per cui aveva deciso di uscire e di andare a conquistare il mondo intero. Prese con sé delle provviste e delle armi e partì verso l'ignoto. Intanto, in una città chiamata Pigronia, un ragazzo di nome Giorgio, detto il Catarcio, stava dormendo, quando ad un certo punto della notte fece un sogno molto strano e pauroso. Nel sogno era vestito con un'armatura di diamanti, aveva con sé una spada laser e vedeva arrivare sulla sua città un mostro terribile che cavalcava un drago enorme. Si svegliò di colpo e si accorse che il sogno si era trasformato in realtà. Dalla sua finestra vide volare nel cielo proprio i personaggi del suo sogno. Mentre stava pensando a cosa fare, uscì da casa di corsa per rifugiarsi in una caverna profondissima, perché aveva una grandissima paura. Ma mentre era nella caverna, all'improvviso comparve un mago in mezzo ad una nuvola di fumo. Il mago gli chiese cosa stesse facendo lì e lui lo supplicò di inviarlo in un'altra dimensione per essere al sicuro. Il mago lo accontentò, ma dentro di sé sentì forte una voce che gli diceva che sarebbe stato Giorgio a sconfiggere il mostro e decise di farlo allenare. Gli diede una spada di fuoco magica, il potere della superforza, la capacità di volare e la telecinesi. Lui si ritrovò quindi in una schermata di un giochino elettronico che si chiamava Master Legend, in cui doveva imparare a usare i poteri e le arti magiche e doveva sconfiggere tanti mostri e draghi. Giorgio iniziò con molta facilità a distruggere i mostri e a passare via via al livello successivo fino alla fine del gioco, anche se il livello dei draghi gli aveva dato filo da torcere. A quel punto apparve una scritta gigantesca: "You are the winner! Victory!" E sotto un portale una freccia con scritto: "Mondo reale." Poi una girandola colorata gli portò la pozione del coraggio, perché lui aveva paura e non voleva proprio tornare nel mondo reale ad affrontare il mostro vero. Per lui era molto meglio rimanere nel gioco. Beve la pozione in un sol sorso e si sentì coraggiosissimo. Si ritrovò a volare nel cielo sopra le nuvole e vide il mostro che cavalcava il drago e si dirigeva verso di lui minaccioso, sputando fuoco, lava e un gas pericolosissimo. Anche il fratello del mostro, Covid-19, si mise a usare i suoi poteri per distruggerlo, ma Giorgio utilizzò i poteri magici e gli oggetti magici che gli aveva donato il mago: una spada di fuoco magica, il potere della superforza, la capacità di volare e la telecinesi. Prima di tutto lo sollevò con la superforza e lo sbatté a terra, poi si ritrovò davanti il drago cavalcato dal coronavirus e con la sua spada di fuoco lanciò delle palle di fuoco per far separare il drago dal mostro, che però si mise a sparare fulmini e cercò di avvelenare Giorgio con il gas tossico. Giorgio però aveva il potere della telecinesi e con la mente controllò il gas e lo diresse verso il mostro. In questo modo il mostro si ritrovò tutto stordito e cascò dal drago finendo in terra vicino a suo fratello. Gli schiavi del mostro provarono a fermare Giorgio e a impedire che sconfiggesse il mostro e suo fratello, lanciando contro di lui delle stelle cadenti acuminate. Ma Giorgio riuscì a evitarle con la sua capacità di volare che gli aveva donato il mago, facendoli retrocedere.
Il drago invece, ritrovandosi da solo, scappò via e tornò nel covo dei draghi. A questo punto Giorgio con la spada di fuoco colpì definitivamente il mostro, il Covid-19, salvando così Pigroni e il mondo intero dal male.